10 anni l'una dall'altra, però generazionalmente, narrativamente, sono figlie della stessa cultura dell'immagine. E cosa faccio? Introduco già la prima? Sì, i suoi contenuti e poi dire qualche... Scheda tecnica, la prima autrice che noi vedremo, a me è affidata la parte, come dire, più semplice della situazione, il Annelise Gournay, una fotografa, io uso sempre il termine fotografo, scusate, il termine artista mi sta strettissimo, non so perché, quindi lo dico a priori, continuerò a usare il termine fotografo. Allora, Annelise Gournay è una fotografa francese, studia in Francia, e nel suo sito lei si presenta in un modo che io trovo molto molto chiaro, per cui preferisco leggervi come si definisce lei stessa. Allora, lei scrive: Maudy consacra il suo procedere fotografico all'evocazione di un'interrogazione interiore sensibile. La sua pratica si articola attorno all'autoritratto. Definisce queste immagini come un linguaggio silenzioso, fatto di segni, di echi, di tentennamenti sperimentali che domano una domanda che rimarrebbe senza nome. Non ho detto una cosa che... me ne scuso, che è molto importante. Oltre a essere stata e ad essere una fotografa di straordinaria profondità, Giorgia ha creato nel 2002 un gruppo di studi, chiamavano Seminario Internazionale di Fotografia Applicata, che si chiamava Reflection Masterclass, al quale hanno partecipato veramente decine di giovani fotografi di tutto il mondo. Ma lei era vicepresidente? Io ero vicepresidente, quindi giochiamo in casa, ma questo masterclass per me è stata un'esperienza formidabile, perché mi ha consentito di conoscere dei giovanissimi autori di capacità straordinarie. Due delle tre autrici di cui parliamo stasera vengono dall'esperienza di questo masterclass. La prima è Annelise, che ha come nome che si è scelta Maudy, e Giorgia ci spiega perché. Allora, Maudy, abbassiamo un po' sti luci, così se loro vedono le immagini. Maudy si denomina nelle parole dette, Maudy in francese vuol dire parole dette, definendosi attraverso le immagini in una calligrafia del silenzio. Muette, muta, è la sola parola assieme a silence che compare in tutto il suo percorso artistico. È una muta alterezza quella delle sue figure, con molte virgolette, femminili, che fluttuano costantemente, mancano le immagini, in un'osmosi organica con il paesaggio, abitate e animate dall'immagine nell'immagine. Ailleurs, altrove, è il titolo di una delle serie che stiamo vedendo, un altrove che si incarna nel gesto e nella posa, un altrove sempre da sé, di là dal suo essere donna, di là tutto dal suo essere lei, un farsi materia, farsi corpo, faire corps è il titolo di un'altra delle serie che vediamo, fare corpo in un vettore disincarnato dall'essere attraverso l'immagine, una continua dissimulazione dell'identità e un dileguarsi della sua persona. Maudy afferma di continuo la presenza di un'assenza con cui noi ci confrontiamo, che avvertiamo, è impossibile non avvertirla. Sono tre fasi che caratterizzano il suo percorso. Lei ha dapprima, e queste tre fasi in qualche maniera riassumono il rovesciamento dell'introspezione personale. Lei parte da una serie di anamorfosi della sua persona, della figura di sé,
di un progressivo evadersi dal perimetro della sua persona, a quel sé si sostituisce il corpo di un essere universale. Nella seconda fase questo essere diventa quello non più di lei, di sé, ma di un essere femminile, di una donna, che però non è più lei, e poi si evade anche da quello e diventa un essere, un vivente in assoluto, un vivente nel mondo. E in questa fase, allontanandosi ancora ulteriormente persino dal riconoscersi attraverso l'immagine della propria figura, avvia un contrappunto con il suo compagno Pierre Clos, in un eco, anche questo ovviamente silenziosissimo, con un altro lavoro, quello di Pierre, che anche esso sulla materia, che non vediamo adesso, che non vedremo perché non parliamo di Godin, sul paesaggio naturale, come il riverbero di una traccia rovina del contatto umano. Nel nostro tempo individualista, Maudit ridice l'insignificanza dell'individuo e l'unicità del singolo, in quanto tale, quel dentro nascosto, perché questo dentro nascosto, di là dalla figura, è l'oggetto al quale vorrei tornare costantemente, che vorrei che fosse veramente il nostro discorso questa sera. Questo dentro che è dentro ogni visione, che è dentro ogni, la visione di ognuno di noi, e in particolare la cosa che accomuna queste tre artiste, che vedrete così diverse, è proprio questa ricerca nell'invisibile, in ciò che è al di là dell'immagine, nella figura, sulle immagini della figura.